facciamo festa, divertiamoci, ma innanzitutto è il Natale di Gesù, quindi che ci sia un momento di preghiera, di pensiero, di riappropriazione delle nostre identità. Poi che questa città faccia come il Papa ci ha riproposto il presepio di Greccio. Capitolo 30 della Vita prima del Celano descrive, ci sono tre verbi. Il primo è accogliere, il secondo è muoversi e il terzo è farsi carico del bene comune. Questi tre verbi che sono il presepio tornano ad essere esperienza viva di questa bellissima, incantata chiesa aretina. Arezzo, svegliati, Arezzo, accogli. Questo è il messaggio di Natale del Vescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana. Nel suo messaggio agli aretini c'è stato spazio anche per parlare dell'impegno della diocesi sui temi ambientali. Sì, la diocesi ha fatto tre convegni sulla Laudato Si, il primo sulla forestazione. Noi siamo celebri nel mondo per le foreste casentinesi, la conservazione e lo sviluppo di questo patrimonio ci interessa molto. Poi abbiamo ragionato sulla qualità della vita umana, dal sorgere fino al naturale tramonto. E poi è venuto il professor Giovannini a presentarci ciò che continuamente è chiamato a insegnare dagli Stati Uniti all'Australia, in Francia dove ci ha lavorato per anni, in Germania dove è apprezzatissimo, ha trovato il tempo di venire un pomeriggio di sabato e tutto sommato gli aretini hanno risposto, perché dentro San Francesco Celata essere in 354 è stato un bel risultato. E ancora sul tema dell'accoglienza, il Vescovo ha commentato i volantini apparsi pochi giorni fa nella zona di Saione, in particolar modo in Via Piave. Arezzo non è una città xenofoba, e piuttosto vadano a cercare chi è il personaggetto che ha sparso volantini per Via Piave, ma dire che è Saione non è vero, dire che qualcuno voleva provocare una reazione, questo è molto comprensibile, ci facciano sapere gli organi preposti all'ordine pubblico cosa è successo e i politici ci commentino adeguatamente senza strumentalizzare un fatto marginale che ci ha portato però a finire sulle cronache grosse. Da quello meccanico a quello vivente, passando per le tante rievocazioni della nascita di Gesù nelle varie comunità della provincia di Arezzo. Al santuario di Santa Maria del Sasso, Bibbiena, ad esempio, il filo conduttore di quest'anno è la speranza. Il Natale è questo, santificare la nascita di Gesù e mettere da parte quel consumismo che invece ha ormai investito questa sacra festività. Il presepe è meccanico, è possibile visitarlo a Ciggiano, piccolo borgo del comune di Civitella in Valdichiana, dove la comunità tutti gli anni si riunisce di fronte a questa rappresentazione che, grazie agli artigiani locali, riproduce la nascita di Gesù ambientata nel piccolo ma delizioso paese. Ambientazione del paese, in questo caso però di Badia Prataglia, anche per questo presepe che ogni anno rinnova la sua tradizione. Presepe meccanico anche a Castiglion Fibocchi, dunque Valdarno Aretino, nei locali della canonica della parrocchia Santissimi Pietro e Ilario. Nella città di Arezzo è possibile ammirare il presepe nella cattedrale, nella pieve di Santa Maria e nella chiesa della Badia. E poi le rievocazioni del presepe vivente, anch'esse numerose, da quello più celebre di Monterchi in Valtiberina il 26 e 29 dicembre e il primo il 5 e il 6 di gennaio. L'unico presepe vivente che sarà invece rappresentato il giorno di Natale è quello di Pietraia a Cortona, un presepe che si snoda in un suggestivo bosco. Le rappresentazioni saranno, oltre che nella giornata del Santo Natale, anche il 26 e il 29 dicembre dalle 17:30 in poi.
Rimanendo in Valdichiana c'è un'altra tradizione che si rinnova ed è quella del presepe vivente a Castiglion Fiorentino il 26 dicembre a partire dalle 17:30. E poi c'è il presepe vivente di Oliveto nel comune di Civitella in Valdichiana. Qui a darsi da fare per rappresentare al meglio la nascita di Gesù è l'intero paese. Sarà possibile visitarlo il 26 e il 29 di dicembre. Presepe vivente anche in una frazione del comune di Arezzo, ad Antria, il 29 e il 30 dicembre e il 5 di gennaio. Bianco vestiti e con il candore della luce di Natale tra le mani, i ragazzi della comunità di Pratantico e Monte Soprarondine, due frazioni alle porte della città di Arezzo, entrano così nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Assieme alla San Giovanni Band e al coro parrocchiale, la comunità ha santificato così le feste natalizie. Abbiamo fatto da settembre un cammino fatto di prove, di condivisione, di tante cose che culmina in questa serata, diciamo, per noi di festa che condividiamo con tutta la comunità. Non è tanto un'esibizione, ma è, diciamo, è la condivisione che c'è, è l'aria che si respira e l'essere qui tutti insieme e il capire che tutti insieme possiamo costruire qualcosa di bello, qualcosa di grande. È una comunità molto attiva, che si dà molto da fare con attività come queste che aiutano alla fine a creare comunità, che la comunità va al di là delle mura della parrocchia. È questo che mi fa piacere, insomma. km in mese, per 8 mesi sono 9.000 km con la mia macchina. È stata molto costosa anche, però l'ho detto già, la benzina me l'ha regalata il bambino con la gioia che mi dava. Anche Romano Carletti, l'84enne di Montemignaio, già nonno dell'anno, tra gli esempi civili premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha conferito il riconoscimento a 32 eroi del quotidiano, cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, esempi significativi di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani. Tra loro appunto anche il nonno aretino, che diventa commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica. Nonno Romano è stato premiato per lo straordinario esempio di generosità e solidarietà che lo ha visto ogni giorno accompagnare a scuola un bambino non vedente e altrimenti impossibilitato a frequentarla. Il pensionato vive nella piccola frazione della Consuma nel comune di Montemignaio. Ogni giorno per 8 mesi ha percorso 60 km tra i tornanti montani per accompagnare a scuola il piccolo Jafar, figlio dei vicini, che non aveva modo di raggiungerla senza l'aiuto del generoso concittadino. Suo padre infatti taglia legna già dall'alba nei boschi, la madre non ha la patente ed infine sull'autobus scolastico attivo nella zona non era prevista inizialmente alcuna forma di assistenza ai disabili, un servizio fortunatamente attivato negli ultimi mesi. Così al piccolo ci ha pensato nonno Romano. Ho deciso perché ho visto che questo bimbo aveva bisogno perché, essendo non vedente, e c'è un gemellino che andava a scuola con lui e una sorellina, però quegli altri due andavano coi pulmino, quello non vedente non l'accettavano perché deve avere l'accompagnamento. E allora il babbo mi raccontava che lui stava in casa tutto il giorno perché i fratelli andavano via, non poteva vedere televisione, non poteva giocare, piangeva. E allora il babbo mi diceva: ma guarda, non so come fare. Dico: guarda, ti aiuto io. Per un po' di tempo ti porto io.
Il gelo è in arrivo e da cose nascono idee. Notizia dei giorni scorsi, già due senza tetto sono morti dormendo in strada. Inizia così un post pubblicato sul gruppo Facebook più numeroso della provincia aretina, 6 di Arezzo Se, arrivato ormai a sfiorare i 30.000 membri. L'idea di dare una mano a chi con il freddo non ha una casa dove ripararsi è nata spontanea ed è stata strutturata in maniera tale che tutti possano contribuire in maniera trasparente. Questa la locandina che sarà pubblicata. Non volevamo, leggiamo nel post, che passassero soldi nelle nostre mani. Volevamo non essere noi il soggetto né quelli che passano da bravi. Abbiamo cercato qualcuno che sapesse come usare le donazioni e a chi consegnarle, avvicinandosi e conoscendo bene le situazioni. Abbiamo così trovato persone disponibili e felici di partecipare al progetto, come l'organizzazione di Decathlon, che ha dato la disponibilità per la raccolta delle offerte sia direttamente alle casse che online, e la Croce Rossa Italiana, il Comitato di Arezzo, che consegnerà personalmente ai senza tetto i sacchi a pelo comperati con le offerte. C'è tempo fino al 6 gennaio 2020. Si chiama Simba, appena 10 mesi, ed è un gattino di razza ragdoll e adesso si unisce agli altri amici a quattro zampe che prestano servizio anche all'ospedale San Donato di Arezzo. Caratteristiche di questa razza è che sono molto docili, amano essere coccolati, vanno d'accordo anche molto con altri animali. Poi molto morbido e può dare anche alle persone un attimo di, durante le terapie, di compagnia e di svago. Simba così scenderà in corsia assieme ai suoi colleghi a quattro zampe per offrire un conforto ai pazienti dei reparti di oncologia e radioterapia dell'ospedale aretino. Gli animali rientrano un po' nel nostro obiettivo, nel concetto un po' più ampio di umanizzazione delle cure, perché ci piace che pazienti che arrivano nelle nostre sale di attesa possano avere un momento più che di stare con la paura, con l'ansia, ad avere, diciamo, dei momenti di rilassamento. A gestire le attività di pet therapy da oltre 10 anni è l'associazione Gaia. E si affianca alle terapie che normalmente il paziente svolge. Che cosa va a fare? Va a migliorare l'efficacia della terapia che il paziente sta svolgendo. I gatti, specialmente alcune razze come ad esempio il ragdoll, sono molto adatti per poter effettuare la pet therapy. Innanzitutto rispetto al cane, che è veramente eccezionale tutto, però immaginiamoci un cane in grembo. Inoltre il gatto ha questa cosa meravigliosa di fare le fusa, che praticamente sono veramente rilassanti. Ma soprattutto, secondo me, rispetto al cane, che noi siamo dipendenti, che il cane è dipendente da noi, nel gatto c'è una dipendenza diversa. La persona è dipendente dal gatto. Mi sono divertita quando mi hanno chiamato sul podio, ero molto felice perché non me l'aspettavo sinceramente. Ginevra Bindi ha soli 9 anni ed è già una campionessa. Non solo è salita sul terzo gradino del podio alla finale nazionale del campionato individuale Gold Allieve di ginnastica ritmica che si è svolto in Sicilia, ma ha anche vinto il titolo di campionessa italiana al corpo libero. Una grande emozione per la piccola ginnasta del gruppo sportivo Giuseppe Falciai. Al Palaghiaccio di Catania in pedana sono scese le migliori atlete d'Italia che hanno superato le fasi regionali e interregionali. Ginevra si è presentata di fronte alla giuria con il titolo di campionessa regionale toscana conquistato nei mesi scorsi e con il titolo di vice campionessa interregionale ottenuto alcune settimane fa in Sardegna. Sono felice perché non me l'aspettavo al corpo libero, perché era difficile. Com'è nata questa passione? C'era una mia amica che faceva ginnastica e dopo un po' di mesi mi sono iscritta anch'io. 9 anni è una grande determinazione, ma anche grande sacrificio. Ginevra si divide tra l'ottimo rendimento scolastico e il grandissimo impegno quotidiano in palestra. Vado a scuola,
esco da scuola, faccio i compiti e poi alle 4:30 vengo qui e finisco, faccio l'allenamento e finisco alle 8:30. Quanti giorni a settimana? Tutti, tranne la domenica. E so che sei bravissima a scuola, vero? Che voti hai? Tutti 10. Questa età è comune una passione così, una dedizione così alta? Sono poche le bimbe in realtà che hanno questa dedizione, questa passione, e lei è una dei nostri più, diciamo, è un raro caso, però siamo contenti di averla tra di noi, ecco. Ma queste medaglie dove le custodisci, dove le tieni? In un tipo appendimedaglie. È a forma di chimera che io gliele metto nella bocca ogni volta che prendo una medaglia e vado avanti così. Ma la bocca è grande abbastanza per tenerle tutte? Sì. A chi dedichi la vittoria? Alla Giulia, la mia allenatrice. E poi ai miei genitori e alla mia sorella che mi incoraggiano e mi portano da tutte le parti per fare gare, allenamenti e altre cose. Poi ci sono altri risultati, no, da sottolineare. Sì, abbiamo anche Chiara Badì che è un'allieva 2007 e anche lei dopo essersi aggiudicata i titoli regionali e interregionali ha conquistato la medaglia di bronzo invece al campionato nazionale. Quindi nel panorama nazionale, cioè laurearsi campionessa italiana, comunque ottenere questi risultati, insomma è un qualcosa veramente di prestigioso. Molto prestigioso, sì, tanto. Conosciamo perché già c'eravamo stati qualche anno fa, è molto bella, una bella iniziativa, molto bello. Non sono solo i numeri a premiare Arezzo città del Natale, ma anche il livello di gradimento dei turisti che hanno affollato Arezzo in questi giorni. Lo dimostra questa raccolta di voci che sembra un coro unanime. Arezzo città bellissima che abbiamo potuto conoscere grazie a questi eventi natalizi. È un ambiente carino, insomma, molto accogliente. È la prima volta che vengo qui, quindi mi sono trovata bene. C'è qualcosa in particolare che l'ha colpita della città? Piazza Grande, sì. Avete scelta come meta per quale motivo? Perché volevamo trovare qualcosa natalizio, quindi poi da Roma è abbastanza vicino, quindi siamo venuti per quello. Bellissima, bellissimo, una bella, molto emozionante. I mercatini l'avevamo già visti in altri posti, ma è la città, è bella la città. Tutte le strutture che ci stanno, le torri, è bellissima. Molto bella, ci ho vissuto un paio d'anni e sono tornata oggi per questa occasione. C'è qualcosa che magari l'ha portata qua in particolare? Questa cosa qua dei mercatini, quindi sono venuta appositamente perché non c'ero quando vivevo io qua, non c'erano queste cose. È bellissima. Una città medievale, molto bella. Bella volta, e poi è molto bella perché c'è l'isola pedonale, bella. E a me queste cose mi piacciono molto, non c'è pericolo per i bambini, per le persone anziane, è molto ben fatta, molto pulita, sì, molto ma io c'ero già stata, Io no, è la prima volta. Però è molto carina, molto. Veramente tenuta bene, sì. Bella gente, tranquilla, sì. È a misura d'uomo. Ci è piaciuta, molto carina, ci è piaciuta. Sì, sì, oggi è il compleanno suo, abbiamo fatto una sorpresa, gli abbiamo fatto. È stato carinissimo, siamo stati alla Lego, si sono divertiti e ci siamo stati bene, insomma, ecco. Per Arezzo è una grande opportunità perché comunque, se no altrimenti, vivrebbe soltanto dei periodi estivi o comunque legati alla giostra del Saracino, quindi è un gran passo avanti per una piccola città come la nostra. C'è qualcosa che colpisce di più secondo te? Secondo me il fatto che tanti, comunque anche ristoranti o aretini abbiano partecipato a una manifestazione del genere che in realtà sarebbe più legata a un qualcosa di tirolese, quindi non propriamente toscano. L'idea è quella di promuovere un tour itinerante nella Val di Chiana, inizialmente per, diciamo, come prima idea, come lancio, per mettere in connessione i nostri musei o i siti della cultura, per in qualche modo cercare di collegare al meglio quelli che sono i 7 comuni dell'ambito turistico Val di Chiana Aretina, che adesso è stato costituito dalla Regione Toscana. Un viaggio alla scoperta dei musei della Val di Chiana. Si tratta del primo Christmas Tour che partirà il prossimo 29 dicembre.
Ion c'è da dire che ha sempre delle bellissime idee, molto propositive, e ovviamente quando si tratta di cultura, di musei, per tutto quello che riguarda l'aspetto culturale, insomma, siamo ben felici di aderire e dare il nostro supporto. L'iniziativa è nata con l'intento di promuovere durante il periodo natalizio la visita ad alcuni siti e musei della Val di Chiana. In questo progetto il comune capofila di Cortona comunque crea una rete all'interno dell'ambito turistico, quindi i comuni aderenti sono quelli, anche una parte dell'ambito turistico, credo che dovremmo sempre di più fare progetti in rete. Il tour con partenza in autobus da Cortona è principalmente rivolto ai turisti presenti in Toscana, che potranno così visitare il Parco Archeologico del Sodo, il Museo Comunale di Lucignano ed il Museo del Cassero di Monte San Savino. È la dimostrazione anche che la cultura è giusto nel nostro territorio valdichiana riuscire a promuoverla proprio con queste iniziative. Tra le tappe presente anche il Valdichiana Outlet Village. Abbiamo messo a disposizione anche il nostro village come una tappa, una sosta tecnica di svago in questo caso, che però è in grado appunto di ospitare questi tour che hanno una finalità culturale ma anche di promozione turistica.